questo popolo prima o poi si svegli, però se facesse un po' prima è meglio. È una storia antica dell'italiano popolo di santi, navigatori, poeti, condottieri e o anche boccalone, insomma, che si presta. Però voi avevate il popolo dei fax, oggi non c'è manco quello, non lo ripeto, se lo ricordo. Pare, mentre stiamo parlando in questo momento ci sono, stanno confluendo 20.000 persone al Palasharp di Milano. Il 13 è previsto almeno 500.000 persone a Milano. Abbiamo raccolto 2 milioni di firme per il referendum dell'acqua, dell'energia elettrica e soprattutto il legittimo impedimento. Non è che il popolo non si muove, è che al popolo gli fanno fare come quelle del girotondo, il girotondo, dopo il girotondo casca per terra, perché nessuno lo ascolta al popolo. Questo è il problema. Adesso hanno trovato un nuovo sistema, quello di fregarsene delle prese di posizione del popolo. Oggi avete visto che sta succedendo in tutt'altro verso, per l'amore di Dio, in Egitto. Da noi la ribellione non viene presa atto dal potere dicendo allora c'è qualcosa che non va. Nei mesi scorsi davanti al Parlamento hanno manifestato mica solo diciamo così, gli studenti, i professori, gli insegnanti, i lavoratori, gli occupati, disoccupati, addirittura c'è stata una manifestazione fuori dal Parlamento dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili, cioè degli imprenditori, cioè, non c'è rimasto più nessuno, pure i parlamentari hanno protestato fuori dal Parlamento. Cioè voglio dire, eppure non è cambiato niente, perché tanto dopo un po' ti prende per stanchezza. Ecco, questo è il problema nostro italiano. Ma voglio rispondere alle domande che mi avete fatto prima. Prima di rispondere alla domanda tra C e B, Craxi e Berlusconi, volevo dire la mia in quanto rappresentante un partito sulla questione della legge elettorale, perché è stato posto un tema molto importante. Io soltanto brevissime parole, so che è una materia noiosissima, ma il problema di fondo io credo che sia tutto qui: fatta la legge trovate l'inganno. Cioè questa legge elettorale quando è stata ideata in modo che alcuni potessero scegliere chi proporre ai cittadini, la ragione nobile che avevano messo qual è? Perché con le preferenze soltanto chi ha i soldi e soltanto chi controlla il territorio riesce a farsi eleggere, anche se non è bravo, anche se non è competente, anche se non è capace. Questa è la ragione nobile. La ragione ignobile poi è che si passa dalle meteorine in Parlamento. Vedete, quindi dipende da come usi la legge, ancora una volta. A volte la legge viene fatta per ragioni nobili, o meglio, viene dichiarata che viene fatta per ragioni nobili, salvo poi utilizzarla per ragioni ignobili, perché se poi rimettiamo il proporzionale, anche lì il proporzionale è una cosa bellissima se ti dà l'idea di poterti scegliere di mandare in Parlamento, è bruttissima se in un certo territorio ti arriva l'indicazione o mangia sta minestra o salta sta minestra, non avrai del lavoro, un'occupazione, niente, bla 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 bla. Allora in una situazione di questo genere che cosa fare? Io credo che bisogna dividere i momenti tra questa legislatura e la prossima. Questa legislatura non cambierà nulla, non c'è niente da fare, cioè la legge elettorale non cambia in questa legislatura, quindi noi andremo alla prossima elezione con questa legge elettorale. E allora con questa legge elettorale bisogna fare una scelta di campo, non tanto una scelta nominativa, una scelta di campo, vale a dire vogliamo vivere sotto questo regime, o io chiamo regime, sotto questo modello di governo, oppure vogliamo cambiarlo. Se vogliamo vivere, vogliamo cambiarla, allora a prescindere dagli errori che possiamo fare noi che individuiamo le candidature, vanno scelti quei partiti che possono ribaltare il risultato. Alla prossima, con l'impegno che la prossima legislatura bisognerà rifare una nuova legge elettorale. Io credo che tutte le leggi elettorali poi dipende da come le usi. Personalmente se dovessi scegliere ritornerei verso un maggioritario di collegio in modo da poter dare l'indicazione almeno in collegi ristretti che dà la possibilità di scegliere. Ho voluto fare questa presentazione per il compendio del responsabile di un partito che si sappia qual è la nostra posizione e del proporzionale, il bipolarismo a cui c'è da uccidere tutto. Da me il proporzionale, vede, anche questo dipende, ritorno a ripetere, l'ho appena scelto, detto, il proporzionale è buono se siamo tutti liberi di scegliere, e diventa cattivissimo in certi territori se
scegliere tra Ndrangheta o mafia, allora lì diventa difficile scegliere. Bisogna contrastare. Oppure proporzionale diventa difficile per chi ha grande qualità e grandi doti per poter amministrare e poi però non ha i soldi per fare campagna elettorale, quell'altro spende spazio e si fa la campagna elettorale come vuole. Bisogna quindi andare a discutere con comodo, ma in un'altra legislatura. Questa legislatura bisogna liberarsi dal Caimano. E veniamo a CB. Crack si sta a Berlusconi come lo scambio sta al connubio, e mi spiego. Ma mi spiego. Questa non è una cosa che è inventata adesso, ma già ne ho parlato a suo tempo. Che cos'è lo scambio? Lo scambio di favori. Io ti do dei soldi e tu mi dai un appalto. Io ti do un qualcosa di che abbia un valore economico, comunque, che per te vale qualcosa, e tu in cambio mi fai un provvedimento che mi interessa, mi piace. Questa era la caratteristica della degenerazione della Prima Repubblica. Crack si ha ingegnerizzato questo sistema, lo ha ingegnerizzato a tal punto che alla fine del 91 i tre segretari politici dei maggiori partiti dell'epoca, noi tre segretari politici, scusi, tre segretari amministrativi su indicazione dei segretari politici, si riunirono alla fine del 91 e dissero, in occasione delle elezioni del 92, da qui scoppia poi Mani Pulite, in occasione delle elezioni del 92 stabiliamo, siccome ci litighiamo, perché non ce la facevano più, ognuno si litigava a chi, qual era l'imprenditore suo e qual era l'appalto suo, stabiliamo una tariffa, un tarifario, e hanno stilato un tarifario d'accordo con il sistema degli imprenditori, e qui hanno detto il 3% per gli imprese elettriche, il 7% per le imprese elettriche, il 15% per le imprese idrauliche, e hanno stabilito, se questa è la finanziaria, la finanziaria, il 8% degli investimenti della finanziaria va al 25% alla Democrazia Cristiana, 25% al PSI, 25% andava all'insieme degli altri partiti, e l'altro 25% non andava al PCI, ma andava in quota parte agli appalti che toccavano al sistema delle cooperative. Quindi avevano ingegnerizzato un sistema del voto dello scambio. Cosa è cambiato dallo scambio al connubio? Non c'è bisogno, il connubio nella doppia veste, soggettivo e oggettivo, non c'è più bisogno che ci siano due persone, io do qualcosa a te, tu dai qualcosa a me, ma immetto in una stessa realtà, in una stessa persona, tutto ciò che mi serve. Vale a dire, vado al potere e penso direttamente a fare ciò che mi serve, me lo prendo direttamente, c'è bisogno di fare, questo è il connubio soggettivo. Il connubio oggettivo che cos'è? Faccio una legge e faccio diventare legittimo tutto ciò che mi serve, anche se prima non era legittimo. Ecco. Quindi che cos'è Berlusconi rispetto a Craxi? È l'ingegnerizzazione del sistema. Prima, per poter farsi gli affari propri, bisognava pagare un costo per l'impresa, una tangente, per il politico accordarsi e svendere un po' del suo potere, delle sue attività. Oggi non c'è più bisogno di tutto questo, perché chi vuole qualcosa va direttamente al potere e se lo ottiene da sé, se lo fa da sé. Quindi deve sistemare tutti la sua cerchia, incarichi, consulenze, consigli di amministrazione. Oggi abbiamo 25.000 persone che sono componenti di consigli di amministrazione delle società municipalizzate. Cioè, fare le società municipalizzate e contorni non è più un'attività che serve per snellire l'attività degli enti territoriali, ma è un'attività che serve per produrre posti, senza concorso. Sicché chi sta dentro le amministrazioni rimane senza fare niente, e chi sta fuori deve prendere il proprio ruolo. Oppure mi faccio una legge a seconda di come mi serve. Mi serve una legge che mi produca questi effetti, addirittura il massimo, effetti giudiziari, il massimo, non mica solo quello, gli effetti se non tiene, ne hanno fatte tante di legge per ottenere questi effetti, il massimo effetti giudiziari, e in questo modo cosa ho ottenuto? Che non corro neanche più il rischio. Ulteriore ingegnerizzazione è la criminalizzazione di chi deve fare i controlli. O meglio, prima il tentativo di fare diventare controllore e controllato la stessa cosa, perché, e mi fermo già qui, una delle proposte di modifica della Carta Costituzionale, l'ha detto Berlusconi all'indomani del, qui è stato bocciato il lodo Alfano,
l'altro loro, disse, ma anche adesso l'ha ripetuto, disse dobbiamo cambiare le modalità di nomina della Corte Costituzionale, perché è una Corte Costituzionale comunista, è una Corte Costituzionale che non mi piace. Ecco, l'idea stessa che il controllore si debba scegliere, il controllato si debba scegliere il proprio controllore, già questa idea è una cosa che non ha né capo né coda. L'idea stessa che la Corte Costituzionale debba diventare diciamo così, un organo che viene messo lì dal politico di riferimento, già ultimamente, se avete letto i giornali, anche a cavallo della legge, della decisione sul legittimo impedimento, si dicevano, non si diceva più la Corte Costituzionale si divide fra chi la pensa in un modo e chi la pensa in un altro, ma si divide fra quelli di centrodestra e quelli di centrosinistra. Ma come Corte Costituzionale? È come se fosse l'arbitro della Roma e l'arbitro della Lazio, c'è l'arbitro e basta, non ci può essere l'arbitro di quella squadra. Questo rischia di essere questo sistema. E allora qual è il problema di fondo? È un modello, diciamo così, di educazione. In questo momento noi abbiamo bisogno di rimettere nelle istituzioni persone che possano essere dei punti di riferimento di buona educazione costituzionale. Quel che abbiamo adesso sono delle persone che stanno educando i nostri giovani a essere più furbi, più forti, più spregiudicati, più fregare l'altro. Ecco, sono più bravo che non fregare. Pensare a tutti di essere leoni nella foresta, ma nella foresta ci stanno i leoni perché ci stanno tante agnelli che sono sacrificati ai leoni.